L'insediamento umano sull'altura del castello ha origini remote e si giustifica con l'eccezionale posizione strategica del promontorio di Milazzo che chiude da ovest l'omonimo golfo e controlla da nord la piana costiera e l'entroterra tra Capo Calavà e Capo Peloro. Nel lunghissimo arco di tempo che va dal XII secolo a.C. al IX secolo d.C., l'altura meridionale della penisola, quella monumentalizzata con il castello, fu senza dubbio parte integrante dell'abitato che occupava anche i terrazzi del pendio sudorientale, degradanti fino al mare. La documentazione archeologica relativa all'Acrocoro, l'altura su cui sorge il castello, è a tutt'oggi assai lacunosa. Sulla sommità che senza dubbio fu interessata dall'insediamento protostorico e che costituì l'acropoli della città antica, non sono mai stati rintracciati resti di strutture abitative, cancellate dalla mano dell'uomo che ha riutilizzato il materiale lapideo disponibile negli edifici costruiti nel corso dei secoli. Ci sfuggono pertanto forme e aspetti urbanistici dell'insediamento antico. La continuità di occupazione è comunque provata dagli oggetti d'uso comune rinvenuti. Ceramiche di vario tipo e cronologia, monete di bronzo e d'argento, singoli elementi architettonici riadoperati nelle murature più recenti scandiscono i tempi della storia della città dall'età greca a quella romana e bizantina. Il centro fortificato, il Frurion degli storici greci, ebbe particolare rilievo nei periodi di maggiore instabilità politica. Milazzo è sempre stata nei secoli la città chiave per il controllo e la difesa di Messina e dello stretto sul versante tirrenico. In epoca musulmana, Milazzo pare sia stata sede di un emirato denominato Vallo di Milas. L'indicazione di Milas tra le civitates e i castelli ereditati dai musulmani nel Privilegium Fundationis della diocesi di Messina del 1093 conferma l'importanza del nostro centro, secondo alcuni studiosi capoluogo di distretto, Adalim, nell'ultima fase islamica e supporta la tesi di quanti ritengono che la rocca fosse stata fortificata già dagli arabi. Il recente riconoscimento di ceramiche invetriate islamiche di fine X-XI secolo tra i reperti della discarica settentrionale e nelle stratigrafie delle fasi di vita basso-medioevali e moderne della città murata sembrerebbe supportare l'ipotesi di una occupazione sparsa, forse correlabile con le buche di palo rintracciate dagli scavi a livello del banco roccioso, unica traccia di possibili strutture abitative edificate in materiale deperibile. Milazzo fu sottratta agli arabi dal conte Ruggero nel maggio del 1061 e fu concessa in feudo con l'intero vallo a Goffredo Burrell, che rilascia vari diplomi come signore del Vallo di Milazzo. Tradizionalmente si ricollega all'origine del castello all'epoca normanna. Nucleo generatore di tutto il complesso fu il mastio o dongione, palazzo-torre tipico dell'architettura d'Oltralpe, impiantato significativamente nel punto più elevato dell'acrocoro roccioso. Idrisi, geografo arabo che scrive intorno alla metà del XII secolo il libro di Ruggero, ci fornisce una immagine assai vivida della nostra città, che descrive così. Milas è un abitato fortificato, castello spazioso, fabbricato sul fianco di un promontorio che fa punta in mare, ha dilettosi giardini e saldi edifici, grossa terra e forte rocca, paesi dei più nobili e più eleganti, dei più nobili, dei più eletti e di quei che più somigliano alle maggiori metropoli, per culture, industrie e mercati, e pei diletti e comodi della vita. Giace in riva al mare, il quale la bagna da ogni lato, fuorché da tramontana donde si entra. Viaggiatori vi accorrono per terra e per mare, da qui si esporta molto lino di ottima qualità. Inoltre, ha buoni campi da seminare, copiose acque perenni e parecchie pescherie del tonno grande. Al regno di Federico II di Svevia, figlio di Costanza d'Altavilla e di Enrico VI di Hohenstaufen, asceso al trono nel 1220, si devono i primi importanti lavori di ampliamento del sistema difensivo. Fu affidata a Riccardo d'Alentini, indicato nelle missive regge quale Prepositus Edificiorum, la realizzazione di una solida fortificazione, che inglobò il mastio o dongione e la costruzione del primo edificio residenziale, il Palacium a pianta rettangolare. La documentazione acquisita di recente con lo scavo dà sostegno all'ipotesi che esistesse anche in questo periodo un nucleo di abitato.
Nel settore a sud-est del Palazzo dei Giurati, quindi ad una certa distanza dalla cinta federiciana, sono state riportate alla luce strutture a secco riferibili a piccole unità edilizie monocellulari, associate con ceramiche invetriate del XII-XIII secolo. Milazzo godette all'epoca di grande prosperità, avendo ottenuto da Federico II di Svevia, al pari di Augusta, il privilegio commerciale che faceva del suo porto il punto di raccolta dell'intera esportazione della Sicilia orientale. Questa condizione di prosperità non venne meno neanche nel travagliato periodo che tra il XIII e il XIV secolo vide la lotta tra la Casa d'Angiò e quella aragonese, conclusa con la pace di Caltabellotta e il riconoscimento alla Casa d'Aragona del dominio di Sicilia. Al dominio aragonese sono legati i primi importanti interventi di ammodernamento della struttura difensiva, imposti, oltre che dagli eventi bellici, dalla necessità di adeguare la difesa alle nuove armi da assalto. Documenti del 1438 e del 1441 menzionano restauri al Palazzo del Castello e un ulteriore ampliamento della cinta muraria costruita in posizione più avanzata, sul ciglio del terrazzo, inglobando il vecchio maniero a discapito dell'abitato civile che dovette spostarsi ancora. La pianificazione urbana tra il XVI e il XVII secolo è documentata nella cartografia storica, che tuttavia, in quanto funzionale alla difesa, risulta poco precisa nel dettaglio e comunque non tiene conto della stratificazione storica degli edifici privati, in genere veri e propri palinsesti. Dal XVI al XVIII secolo, nel corso della lunga dominazione spagnola, Milazzo, sempre fedele ai monarchi, mantenne gli antichi diritti e privilegi concessi da Federico di Svevia, Federico e Giacomo d'Aragona, Martino II, Alfonso V e godette sotto Carlo V, Filippo II e Carlo III di nuovi privilegi economici, civili e militari. Potenziata ancora nelle sue difese secondo i nuovi indirizzi della poliorcetica con la costruzione della terza cinta bastionata, realizzata tra il 1523 e il 1578 in corrispondenza del versante orientale, fu tra le prime sei piazze di Sicilia al pari delle città capoluoghi, Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Trapani, a riprova dell'altissima considerazione di cui Milazzo godeva presso la corte di Madrid. Ma fu soprattutto a seguito della rivolta di Messina contro gli spagnoli che Milazzo fu proclamata prima piazza d'armi dell'esercito spagnolo in Sicilia, divenendo nel corso del conflitto franco-spagnolo dal 1674 al 1678 sede del viceré e dimora delle massime autorità civili, militari e religiose della Corona di Spagna. L'abitato, compresso all'interno della fortificazione, occupa ormai tutto lo spazio disponibile tra la linea della cinta aragonese e quella della cinta spagnola, con strutture pubbliche o religiose come il Palazzo del Governo e il Duomo e con abitazioni a carattere residenziale. Queste erano spesso dotate di ambienti a destinazione artigianale o produttiva e munite di capiente cisterna, ed erano distribuite lungo i tracciati viari connessi alla Porta di Santa Maria e alla Porta delle Isole, che garantivano il collegamento, rispettivamente, con la Piana e con il Capo. Ma già dalla fine del XV secolo era iniziato il lento e progressivo esodo dalla città alta verso le nuove aree di urbanizzazione, esodo che i viceré tentarono invano di arginare durante tutto il Seicento e che compromise la gestione e la conservazione in efficienza dell'imponente sistema difensivo. La vicenda ebbe il suo punto di frattura in un evento calamitoso che si verificò nel 1778, quando un incendio distrusse la sede municipale, segnando la fine della città murata. Nel XIX secolo, durante le guerre napoleoniche, dal 1805 al 1812, il castello divenne importante piazzaforte britannica, base per le incursioni anglo-borboniche in Calabria e nel Napoletano. Al centro dei combattimenti legati ai moti indipendentisti e carbonari del 1820-1821 e del 1848, fu assediato nel 1860 da Garibaldi, ma fu occupato dai volontari garibaldini solo dopo la ratifica della resa, confermando la tradizione del passaggio di mano del complesso fortificato a seguito di tradimento o di patti diplomatici, ma mai perché espugnato. A fine Settecento, il palazzo di città fu trasferito nella Terra Nuova e nel 1869 anche il Duomo venne sconsacrato,
si chiudeva così definitivamente la storia plurimillenaria della fortezza città. Il castello, trasformato in carcere giudiziario nel XX secolo, mantenne tale funzione fino al maggio del 1960.